L'Industria 4.0, la robotica, è il tema di quest'oggi nel nostro appuntamento settimanale con la Fondazione Novara Sviluppo. Etneo è una delle aziende che fa parte della Fondazione. Con noi allora c'è di nuovo Magda Rosso insieme al suo ospite. Esatto, ancora con Stefano Drapo di Etneo Italia, che ha evocato un pochino un mondo che per molti è legato, non dico alla fantascienza, ma in realtà è molto, molto più reale e molto più vicino di quello che è possibile pensare. Si stava parlando della partecipazione di Neo Italia alla Fiera di Monaco e chiedevamo appunto se questo confronto, questo momento di confronto internazionale ha ispirato in qualche modo l'attività, la futura attività di Etneo, o se c'è stato qualcosa che ha colpito più di altri proprio in questo ambito. Fiera Produtronica, quindi il nome di questo show che si svolge a Monaco di Baviera nel mese di novembre, è sempre un trampolino di lancio per gli anni a venire, essendo una fiera che si svolge ogni due anni. Appunto in questo evento sono stati presentati delle novità che verranno messe sul mercato appunto nel prossimo anno, e ha segnato un chiaro e netto distacco dal punto di vista nel modo di lavorare per l'operatore. Per l'operatore dell'industria in genere, dove per forza di cosa ci sarà molta meno manualità, ma ci sarà molto più esperienza e molto più know-how nell'ambito dei processi e quindi delle tecnologie in genere. Questa fiera ha appunto segnato questo stacco molto netto, e essendo una fiera che si svolge nella parte finale dell'anno, è una sorta di bacino, diciamo, per cercare di attrarre nuove realtà, nuovi clienti che vogliono migliorare il proprio processo produttivo. Noi saremo ben fieri di farne parte, e per farne parte non solo presentando appunto il prodotto presso i nostri stabilimenti a Novara, ma prima di questo show abbiamo avviato un nuovo sito internet molto dinamico, molto, molto intuitivo in triplice lingua. Verrà poi aggiornato ulteriormente nel mese di gennaio con la creazione di un nuovo web shop dove ci saranno disponibili tutti i nostri prodotti, saranno disponibili video delle applicazioni, perché il nostro obiettivo è partire con l'applicazione del cliente e tramutarla in prodotto. I nostri clienti principalmente sono clienti che lavorano nel settore automotive, quindi chi costruisce parti per aziende che costruiscono automobili. È ovviamente uno dei settori ancora più trainanti per quanto riguarda il mercato italiano e non solo, ma è un insieme di realtà che fanno accrescere anche il fornitore. Etneo fa parte di questi. Ti ringrazio Stefano, diciamo che Etneo è anche altro, ma magari ci troveremo in altre situazioni per parlarne. Intanto il nostro tempo anche per questa settimana si è esaurito, l'appuntamento alla settimana prossima, un ringraziamento a tutti gli ascoltatori.